Dottor Viale, insomma, è una vicenda molto più grave, no? Molto semplice, insomma, c'è stato un finanziere, ecco, ricordiamo, c'è stato un finanziere che è stato vittima di un agguato, qualcuno ha tentato di uccidere il finanziere, è così, è corretto. Guardi, l'ipotesi che noi facciamo è quella, infatti abbiamo proceduto a un fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio, perché la dinamica, per come è emersa nella ricostruzione dei fatti, fa ritenere che l'aggressione subita dal sottufficiale della Guardia di Finanza in servizio della brigata di Cisterna fosse finalizzata comunque a colpirlo violentemente con una mazza in ferro alla nuca, quindi alla testa. Solo la sua prontezza di riflessi ha impedito che fosse attinto direttamente alla nuca, e quindi ha riportato una serie di lesioni ad un braccio, ad una spalla, al torace, insomma poteva andargli decisamente peggio, quindi senza dubbio un'aggressione di una ferocia e di una violenza che non va assolutamente sottovalutata. I due fermati, uno dei due conosceva il finanziere perché era stato oggetto di indagini in passato. Sì, e uno dei due albanesi sottoposti a fermo nel corso della notte a Bari era stato attenzionato qualche anno fa nell'ambito di un'attività di indagine propria della Guardia di Finanza e proprio da parte della Brigata di Cisterna, quindi uno dei due era conosciuto all'ufficio e anche chiaramente al sottufficiale di cui parliamo.